Ciao ragazzi, benvenuti sul canale. Oggi parliamo di unboxing, il primo vero e proprio del canale, ovvero pacco appena arrivato, appena consegnato da Amazon. Abbiamo sfruttato gli Amazon Prime Day, anzi li ha sfruttati mia moglie e mi ha fatto un regalino, visto che sto a casa in convalescenza. E adesso andiamo a vedere di cosa si tratta. Coltellino alla mano. E andiamo a spacchettare. Che goduria, rumore del cartone che si rompe. Totam, guardate cosa esce fuori da qui. Scatolina gialla che ci fa capire già qualcosa, ovvero Invicta. Niente, cartaccia, leviamo. Invicta. Bello. Sigillato, solita scatolina ben fatta, colore riconoscibile a chilometri di distanza. Andiamo a tagliare senza cercare di rompere niente. Andiamo un po'. Ah, rumore di pellicolina che si rompe, spettacolo. Via, lo vedo per la prima volta dal vivo con voi. Vado. Decine e decine di cartoncini che escono fuori. Vediamo un po'. Solita garanzia in vita. Altra garanzia in vita. Librettino di istruzioni. Trova il tempo che trova. E ecco qui l'orologio. Bam bam, ragazzi. Bomba. Veramente spettacolare. Spettacolare. Bomba, bomba, bomba. Ancora una volta un omaggio della Rolex, questa volta. Eccolo qui, omaggio a Rolex Daytona. Bello, bello come il sole. Guardate che robetta, cartellino. Mamma mia, ragazzi, spettacolare. Addirittura pulsanti a pompa. Come il fratello maggiore della Rolex più accreditato, bellissimo. Vediamo se funziona. Lancetta dei secondi cronografici è partito. Stop. Reset. Bah, bomba, ragazzi. Vediamo un po' la corona a vite. Anche la corona è a vite, ragazzi. Anche perché l'impermeabilità è di 200 metri. Bisogna garantirla in qualche modo. Le lancettine vanno. Bello. Vediamo se va. Vediamo se vanno. La data scatta. Ancora minuti. Ancora riandato dentro. Uno scatto, due scatti. Ok, è riandato dentro. Chiudiamo il tutto. Ok. Ci siamo, riproviamo. Ah, addirittura parziali sul tempo. Bello, benissimo. Eccolo qui. Molto molto bello. Richiudiamo i pulsantini a pompa. Chiuso. Chiuso anche questo. Ragazzi, bello, bello, bello. C'è ancora da spellicolare un po'. Leviamo l'etichetta. Eccola qua. Etichetta forse tolta. Sì, tolta. Andiamo a spellicolare todos. Allora, vediamo un po' se riusciamo tutto dal vivo. Via 1. Via 2. Oh, insomma, via, la parola grossa. Piccolo problemino nel levare le solite pellicole. Non si può dire che non abbiano cura nell'impacchettarli. Pure troppo, forse.
Vediamo un po' se riusciranno i nostri eroi a spellicolare tutto. Ecco qua, bellissimo, spellicolato. Fondello, via. Vediamo se c'è anche sul vetro. Sul vetro, sì, compresa corona, ancora più bello, senza riflessi. Bello, bello, bello. Lo proviamo al polso, un po' grande però. Diamo tempo per sistemarlo. Prova polso. Niente male. Bello ragazzi, veramente bello. Ok, l'unboxing è andato. Adesso lo provo, vi faccio sapere se ne vale o no la pena. Eccolo a voi. Invicta Speedway 200 metri sub. Grazie ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale. Alla prossima, ciao da Mauro!